noi siamo metà sono ancora degli interventi programmati, nel senso che non so se Gino Auriuso c'è ancora, è andato Gino? Non mi faccio perdere molto tempo, quello che è successo oggi, raccolgo l'invito di Angelo e qualora ci dovessimo incontrare per ragionare insieme sono d'accordissimo. Perfetto, grazie. Allora, poi abbiamo abbiamo avuto tra noi Paolo Graziosi, c'è Paolo Petroni, al quale voglio chiedere se vuole dire qualcosa, perché lui insomma la drammaturgia contemporanea l'ha molto vissuta da vicino, e va bene, lui rappresenta un po' insieme anche a Marcantonio Lucidi che è qui in sala il problema della critica che trova sempre meno spazio e invece no, per costruire un repertorio, per costruire un senso e un orgoglio, e poi la funzione dei critici è importante. Io sentendo qua e trovando tutto questo fervore che mi piace molto, ho firmato l'appello, se c'è da dare una mano sono disponibile. Una volta avrei detto al giornale di scrivere qualcosa, oggi è inutile persino chiederlo assolutamente. Se ci posso provare. Voglio dire, vedendo quello che Dacia diceva agli anni 70, eccetera, mi fa molto piacere e lo trovo anche coinvolgente, anche se io ultimamente, e lo dico come premessa, sono diventato molto abbastanza pessimista sulle sorti di questo paese in generale e di tutto quanto. Quando sento fare questi discorsi, io penso che sono 30 anni, per esempio, che si fa una lotta, che si è fatta critica, eccetera, sui teatri stabili, perché facessero il loro dovere, che doveva essere quello di fare repertorio classico e non, e di favorire la drammaturgia italiana contemporanea, e non l'hanno mai fatto. Per cui quando si pensa di creare qualcosa di pubblico per questo, io mi vengono molti dubbi. In questi 30 anni, io negli anni 80 e 90 credo di essere uno quello che tra quelli che si sono più interessati alla drammaturgia italiana contemporanea, non solo perché andavo nei teatrini a cercare e potevo dire al giornale stasera vado lì, domani vado là, e il giornale il giorno dopo mi chiedeva com'era quella pezzo, quanto vuoi scrivere? Ecco, cioè un mondo che sembra preistoria, sembra un'altra era, non so, un altro spazio. E non solo quello, ma questo portava sì che poi fossi chiamato all'IDI a fare l'annuario della SIAE, a fare una serie di cose che mi hanno fatto appunto occupare seriamente per quasi 20 anni di drammaturgia italiana contemporanea. Ma questo significava anche che allora, quando si facevano, io ho fatto interventi a convegni eccetera, e si diceva perché nasce solo quasi solo nei teatrini piccoli e poi muore lì, come dicevate prima di oggi, dice però questo aveva un minimo di testimonianza, cioè rimaneva qualcosa di questo essere stato anche solo in un teatrino, è una cosa. Qualche volta anche l'essere stato solo in un teatrino poteva creare una piccola risonanza, ed è accaduto con delle persone di cui io mi sono occupato ai loro inizi. E oggi non c'è nemmeno più questo, cioè tutto nasce e muore senza testimonianza, senza che resti qualcosa. Non so, allora questo mi fa pensare che quello che diceva Bordon abbia poi un qualche senso, anche se per certi versi non mi piace. Dall'altra parte c'è quello che diceva Emanuela Giordano, ma appunto quello che dice Emanuela, anche se lei ora ha avuto delle sponde che le hanno permesso questo, dico, rimane sempre un'eccezione e rimane una cosa dove è tutto messo in mano al voler mettersi in gioco dei singoli e a spendere se stessi, al di là del ruolo, di quello che gli viene dato e di tutto. Cioè è tutto una specie di volontariato. Ora, che tutti assieme si voglia fare qualcosa mi sembra bellissimo. Io spero che ci si riesca, però ci ragionerei molto su questo rapporto col politico e il privato, e su come gestire o organizzare la cosa.
Grazie Paolo, no, e questo è un pochino nel nostro DNA, volendo ricreare l'istituzione, orfani dell'IDI, poi dell'EDI, volendo ricreare l'istituzione, questo dialogo con le istituzioni. E quindi è un po' nel DNA, però è giusto ragionare, è giusto non abbandonare, cioè non cullarsi nell'illusione che il pubblico, l'istituzione possa prendere l'iniziativa. Siamo noi, siamo tutti insieme, noi che dobbiamo. Non lo vedevo più, grazie per essere stato con noi. So che dobbiamo chiudere e vorremmo, intanto voglio chiedere se qualcuno vuole aggiungere degli elementi proprio pratici alla discussione. Vorremmo chiudere perché è tempo e perché soprattutto è in fondo un primo appuntamento questo, cioè nella nostra idea questo è un primo appuntamento dopo l'appello, dopo questa presenza sui social così, così importante, questo slancio, queste sottoscrizioni. Bisognava poi anche guardarci in faccia anche con le associazioni, i teatri che ci hanno sostenuto, i rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni come Benedetta, come Linda Brunetta, che ringrazio ancora, come Manuela Giordano, come Andrea Maia, non abbiamo citato Andrea Maia che è la Agis Lazio. Dov'è Andrea Maia? È fuggito, è salito su perché lui appunto era qui anche a rappresentare la Agis Lazio, ma soprattutto, ripeto, il Teatro Golden che ci ha ospitato e al quale rinnovo i ringraziamenti. Quale può essere il prossimo appuntamento? Beh, il prossimo appuntamento potrebbe essere incontrarci intanto con tutte le persone che hanno dato la disponibilità a parlare e incontrarci anche all'indomani degli appuntamenti che noi abbiamo già programmati appunto con le istituzioni, come dicevamo, SIAE, Comune, Ministero. Ecco, non so se a questo punto veramente non ci resta che dare un saluto, un arrivederci e dire che noi vi chiameremo, noi vi staremo sul pezzo e interpelleremo e prenderemo degli appuntamenti con tutte le persone che hanno voluto darci la loro collaborazione. Passo la parola ad Angelo Longoni, non parlare. Allora, no, adesso noi incontreremo un po' di persone, incontreremo la SIAE, Di Maie, approfondiremo una serie di incontri e metteremo in circuito con mail e documentazione l'esito di questi incontri. Poi raccogliamo come primo stimolo di questa giornata la disponibilità di Bordon e anche su questo vi relazioneremo. Invece in conferenza.